cerchiamo di sviluppare o poi far uscire l'espressività, l'attività delle persone, creare un momento di comunicazione, di rapporto attraverso il mezzo teatrale, attraverso tutta una serie di tecniche, arrivare a questo tipo di risultati. Però nello stesso tempo può essere un primo momento per chi inizia, di formazione, di avvicinamento, ecco, al teatro, a livello pratico. Quindi potrebbe essere interessante e forse stimolare anche la possibilità che qualcuno di voi, al di là, si può passare dall'amatoriale magari al professionale. Quindi queste sono, diciamo, le caratteristiche di un laboratorio di questo tipo. Quindi non abbiamo, non vogliamo dare illusioni di finisce un corso di 16 incontri, quindi 32 ore possa formare. Però è importante anche perché io e lei lavoriamo, tutte e tre lavoriamo molto nelle scuole, ed è questa la cosa che diciamo spesso, no? Perché molto spesso ci chiamano per fare lo spettacolo, quindi finalizzare a creare dei piccoli attori secondo loro. Invece noi spieghiamo che non è questo il compito del teatro per quanto riguarda questo tipo di interventi, è quello di stimolare, ecco, attraverso il mezzo teatrale, attraverso le tecniche che però bisogna conoscere, quindi farle proprio, cercare sempre più di arrivare a un rapporto, io dico sempre, di comunicazione, di espressività più possibile. Io vi auguro un buon lavoro. L'unica cosa che dico, siccome lo voglio precisare questo, noi abbiamo voluto fare questa attività di promozione, a parte di formazione, cioè nel senso non facendo pagare niente, offrendo gratuitamente questi laboratori, tutti e tre in effetti, anzi quattro perché c'è un altro per la scuola, proprio perché ci andava proprio di stimolare meglio. Però ecco, questo molto spesso, spero che non capiterà, però molto spesso il fatto di essere gratuito molto spesso non crea, cioè comincia a esserci dei ritardi, delle non presenze. Quindi vi pregherei, ecco, questa cosa qua, perché è importante, specialmente all'inizio. Poi magari uno può mancare un giorno, all'inizio specialmente, ecco, di seguire e di poter affrontare il lavoro, perché se ne salta la parte iniziale comincia. No, il teatro richiede una continuità, come tutte le cose, però è vero che se vogliamo, se iniziamo un certo lavoro, è vero che la continuità è una cosa molto importante. Per sé prima di tutto e poi per il gruppo. Se non ho avuto precisione, molto tutto, a parte sì, che no, è normale così, ma proprio per il fatto che succede molto spesso su questo fatto, quando è gratuito, allora uno magari si impegna forse un po' meno nella presenza, ecco, non dico. Comunque io spero che questo non ci sarà questo problema. Ok, grazie per essere qui e speriamo di vedervi anche gli spettacoli, perché il 22 lo cominciamo a fare questa prima rassegna di teatro che si chiama Visione sulla scena contemporanea, sulla drammaturgia contemporanea. Cioè noi, Chiara, adesso abbiamo aperto con tre cose un po' più leggere, non so se qualcuno di voi ha visto gli spettacoli, mi sembra che... Quindi noi invece cerchiamo di mostrare per quello che è possibile anche tenendo conto appunto dello stato centrale, delle proposte nuove che normalmente non riusciamo a vedere qui in Calabria, e sia delle proposte di compagnie professionali calabresi che molto spesso noi non riusciamo a promuovere, invece in questo caso ne abbiamo voglia proprio di promuovere e far conoscere le compagnie calabresi a livello professionale. Quindi ci saranno questi sei appuntamenti, io spero di vedervi ogni sera, diciamo due ogni mese, 2 settembre, 2 ottobre e 2 novembre. Ok, ci rivediamo sicuramente in settembre.